Ciao da cristianoguidettidiviaggiovero.com, ben ritrovato alla consueta sessione di domande e risposte del martedì. Oggi parliamo di guide cartacee per studiare, scoprire, prepararsi alla visita di una città o di un paese. Andremo con le domande più classiche che mi fanno tuttora, ovvero quali sono le guide che vado ad acquistare o che ho acquistato, quali preferisco in assoluto e dove le compro e in che formato le utilizzo. Queste sono le domande che andremo ad affrontare oggi nella sessione di domande e risposte. Ti ricordo di iscriverti al canale di Viaggio Vero, mi raccomando anche la campanella di fianco al pulsante iscriviti, te lo dico sempre, ma per noi è davvero importante. Ed è importante anche per te perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti dei video che andremo a pubblicare, sia il martedì che il venerdì, ma anche quando andremo a pubblicare i vlog, e a marzo ci saranno diversi vlog. Prima domanda: quali sono le guide che acquisti o che hai acquistato nel tempo? Partiamo dal presupposto che io ne ho acquistate a decine di tipologie di guida cartacea, per cui sono davvero davvero tante. Ti elenco quelle che poi ho riacquistato o che sto acquistando tuttora, perché sennò diventerebbe veramente un video di 30 minuti e diventerebbe anche abbastanza pesante. Le guide che maggiormente ho acquistato e che acquisto sono chiaramente le Lonely Planet, come puoi vedere anche spesso, lo vedi anche qui dietro in sfocata, ne ho diverse. Poi abbiamo le Rogue Guide, anche queste sono una tipologia di guida che acquisto davvero spesso. Le Routard, guide francesi, le ho acquistate, ne ho diverse, non le acquisto più per un motivo semplice: non mi fanno impazzire, non tanto nelle descrizioni dei luoghi, che sono ben fatte, ma purtroppo un po' povere, ma proprio perché danno un accento e mirano sui posti in cui andare a dormire, mangiare, bere, eccetera, quelli più economici, che di per sé sarebbe anche assolutamente valido. Purtroppo, con le tempistiche di pubblicazione della guida, di uscita, e poi se uno acquista la guida 2 anni dopo, può essere che quel locale, e a me è successo, sia poi chiuso o non ci sia più, o non esista più, o sia addirittura cambiato. Un po' meno conosciute le Footprint edite in Italia da White Star, almeno qualche anno fa venivano editate da White Star. Le Footprint le compro, le acquisto tuttora e mi piacciono molto. Poi, per quanto riguarda invece le monografie, ovvero quelle che le guide cartacee che parlano solo di un paese o di un luogo, ma in un determinato contesto, ecco, ti parlo dei Meridiani, bellissime italiane e vendute in tutte le edicole anche, oppure online. Queste te le consiglio sempre perché sono guide bellissime, assolutamente da avere in casa, ne ho tante tante. Un'altra tipologia di monografia per quanto riguarda le città sono quelle di Monocle, in inglese forse non le conoscerai, le Monocle Travel Guides, e sono davvero valide. Sono fumettose, piuttosto fumettose, disegnate, ma è quasi un libro dalla copertina rigida e da disegni fatti molto bene, però non lesinano nemmeno su cosa vedere, dove i locali da provare, eccetera, eccetera. Io, sia a livello grafico che a livello di contenuti, sono un amante di questa tipologia di guida. Ti ripeto, le Monocle Travel Guides si comprano solamente in lingua inglese. Domanda numero 2: quali preferisco in assoluto di quelle che ho citato prima? Allora, le guide cartacee che preferisco in assoluto sono le Footprint. Come ti ho detto prima, le editano anche in italiano. Non so se stanno continuando ad uscire nuove edizioni. Le editava White Star e si trova qualcosa ancora in giro. Detto questo, però, non so se è continuata questa cosa. Per quanto mi riguarda, io le Footprint le acquisto in inglese e quindi non mi sono mai posto più di tanto il problema della versione italiana. Per me sono in assoluto le migliori perché sono quelle che danno un 80-90% di priorità alle cose da vedere e agli aggiornamenti su proprio che cosa fare, che cosa vedere in un determinato paese o città o regione.
ed è fatta da autori molto molto preparati che conoscono i luoghi veramente bene. Non ti nego che utilizzo ancora tanto le Lonely Planet. Per certe destinazioni sono fatte molto bene. Purtroppo le Lonely Planet, essendo diventata una guida molto allargata, ci sono praticamente tutte le destinazioni. Come puoi ben immaginare, non tutte le destinazioni hanno autori validi e non tutte le destinazioni hanno guide valide, quindi. Per cui su alcune destinazioni purtroppo sono scadenti al 100%. Ti faccio l'esempio, il Vietnam, per quanto mi riguarda, è una delle guide più scadenti che siano sul mercato, la Lonely Planet. Poi per quanto riguarda altre tipologie di luoghi, ad esempio il Caucaso, per visitare Armenia, Georgia, Azerbaijan, Lonely Planet è meravigliosa, ma anche per tantissime località in Europa. È fatta veramente bene la Romania, ti faccio un altro esempio, ma la Spagna è fatta molto bene, ma anche tanti luoghi in Italia. Per cui Lonely Planet purtroppo dipende dall'autore e quindi dalla guida stessa. Per quanto riguarda le monografie, ok, meridiani, sempre validi, acquistabili a poco prezzo, neanche in edicola, ti consiglio, seppur costino un pochino perché costano sui 16, dai 16 ai 20 euro, prova ad acquistare una guida, una monografia Monocle Travel Guides su Parigi, su Londra, su Sydney, su qualsiasi città che è presente nel loro catalogo, ne hanno una decina, ormai una quindicina, credo. Ti innamorerai, questo te lo prometto, anche a livello grafico sono una piccola opera d'arte. Domanda numero 3, dove le acquisto e in che formato? Cominciamo dal formato. Il formato, io amo ancora il cartaceo per quanto riguarda le guide, però non disdegno, e lo ammetto, di acquistare anche per risparmiare la versione in ebook, da poi leggere su iPad o qualsiasi tablet o qualsiasi ebook reader. Per quanto riguarda questa cosa, ti ricordo che ad esempio la Lonely Planet ti dà la grandissima opportunità, anche sul sito in italiano, di acquistare i singoli capitoli di una guida. Quindi, se dovrai visitare ad esempio soltanto una regione di un paese, puoi comunque acquistare con Lonely Planet il singolo capitolo di quella regione, oppure una città, se sai già che non andrai a visitare completamente la città, puoi acquistare alcuni quartieri. Ecco, per me questo è molto valido, anche se poi alla fine finisco per acquistarla sempre tutta. Detto questo, però, è un'opportunità. Dove le acquisto? Le acquisto, come detto, se le acquisto a capitoli, ma anche intere in ebook, posso acquistarle sui siti ufficiali, ad esempio quello di Lonely Planet o quello del sito ufficiale Footprint, anche se poi arriva dal Regno Unito e quindi impiega un po'. Per quanto riguarda tutte le altre guide, sia cartacee ma anche la versione completa in ebook, la mia fonte primaria è come sempre Amazon, perché a volte dà anche delle promozioni, delle offerte proprio sulle guide. Quindi Amazon in assoluto e poi i siti delle guide stesse. Ti lascio qui sotto i link ai siti, alle guide che ho citato, sia su Amazon ma anche sui siti delle guide stesse, in maniera che tu possa andare a dare un'occhiata. Ti ricordo i nostri social network, la pagina Facebook di viaggiovero.com, siamo su Instagram e Twitter, ci trovi come @viaggiovero. Se il video ti è piaciuto, un pollice in alto, ci aiuta sempre e ci aiuta a crescere. Mi raccomando, commenti se vuoi commentare, se vuoi dire la tua, o se vuoi dirci quali sono le tue guide preferite. I commenti sono qui sotto e sempre qui sotto, proprio sotto al mio faccione, c'è un altro faccione sorridente che è quello per iscriversi al canale di Viaggio Vero, anche con la campanella, in modo da ricevere tutti gli aggiornamenti e tutti i video che andremo a pubblicare sul canale. Ciao ciao da Cristiano di viaggiovero.com.